oggi vi parlerò un po' di come è formato l'apparato riproduttore maschile e femminile. Allora, tutti gli esseri viventi si riproducono, cioè danno origine a nuovi esseri. Per dare origine a nuovi esseri ci servono due cellule, quelle maschile e quelle femminile. L'apparato riproduttore maschile è formato da due organi esterni, che uno sono i testicoli, che sono due, che sono in una sacca chiamata scroto, e verso l'età 11-13 anni producono gli spermatozoi. Spermatozoi che sono le cellule maschili. Poi ci sta il pene, che è l'organo che fa giungere gli spermatozoi all'apparato riproduttore femminile. L'apparato riproduttore femminile è formato solo da organi interni, che sono le ovaie, che producono gli ovuli, formato da... che producono le cellule femminili, l'utero, che accoglie l'ovulo fecondato, e poi ci sta la vagina, che riceve gli spermatozoi. E ora vi farò vedere una tabella dove ci sono gli apparati riproduttori maschili e quelli femminili. Questo è l'apparato riproduttore femminile e questo è l'apparato riproduttore maschile.